appunto sofferenza, di, ma hai questa capacità di essere leggero. Questo l'ho imparato da mia mamma, l'arte di farsi scivolare la vita addosso. Hai nominato la mamma. La mamma è una figura, è il perno, perché in ogni pagina si può dire, si respira o se non la si incontra, la mamma è molto presente. Un'altra cosa che mi ha colpito molto è come tu ti sia messa a nudo, senza nessuna maschera, senza nessun filtro, e quindi è così facile poi identificarsi, no, in quello che tu scrivi. Anche perché io non sapevo che fosse un libro, dunque ho scritto liberamente, poi quando lo è diventato ormai l'ho tenuto così. Benissimo, e dunque, è senza freni, d'accordo, ma attenzione che così uno pensa, allora sei proprio incosciente, nel senso, ma non credo, no, non credo che sia esattamente, credo che sia piuttosto una tua natura, una tua capacità, no, di essere, di volare proprio e di essere leggera, no, quasi, mi piace come il mio editor ha definito, no, il tuo modo di raccontarti, naif, ecco, naif. Si dice, quando appunto si scrive un libro, alla fine quando si è concluso, che cosa adesso ti è rimasto e se in qualche modo senti nel latino cutu ne fa dono, perché ti ha fatto un dono, no? Ecco, che cosa vuoi, in qualche modo pensi di aver trasmesso, vuoi comunicare? Quello che vorrei comunicare, non so, i messaggi sono tanti, poi penso che ognuno, ecco, quello che spero è che ognuno vi trovi qualcosa, una risposta, una voglia di andare avanti, di vedere le cose diversamente, comunque fondamentalmente è un messaggio positivo, sicuramente di speranza, di amore, di non arrendersi mai, vivere la propria natura, insomma i messaggi sono in effetti diversi. Quello che spero è che ognuno ritrovi un pochino se stesso e quello che ha bisogno, almeno in parte, certo, per carità, almeno in parte quello di cui ha bisogno in quel momento, a seconda del momento della vita che stia vivendo. Ecco, questa forse è la cosa che più mi piacerebbe. Comunque un libro che sì, parla di me, ma è completamente senza ego, in realtà è scritto assoluto servizio degli altri, in effetti. Questo, ecco, tenevo anche a dirlo perché insomma è una cosa importante, è scritto proprio per portare, visto che si è voluto scrivere da solo, senz'altro non era per me, diciamo, io ne sono stata così un po' canale, anche perché è arrivato con una forza incontenibile, dunque un messaggio sicuramente o più di uno dovrà contenerlo, ed è senz'altro per gli altri, ecco. Poi magari è fatto bene anche a me, il fatto che mi abbia attraversata, però è fondamentalmente per gli altri, un dono agli altri proprio. Più volte nella tua storia, nel raccontarti, parli appunto di questa energia, no, che ti invadeva, che era così tanta che delle volte ti sembrava di esplodere. Ecco, questa energia, cos'era? La potresti in qualche modo definire? Come potresti denominare questo tipo di energia che ti coglieva così all'improvviso, no? Tanto da farti star male, addirittura anche la gioia era così tanta, vero? Forte da... Ecco, adesso che è passato un po' di tempo, no? Ecco, secondo te... Secondo la tua esperienza? Penso che questa energia fosse una forza della vita che poi ho sempre avuto dentro e che esploda veramente in tutta la sua forza in quel momento. Poi sono sempre stata emotiva, dunque magari ho vissuto l'emozione in modo anche più forte, però è stato anche molto, molto bello, ecco. Non pensi anche... No, ecco, allora, cosa ci ho visto io? Allora io ci ho visto in questa forza, in questa energia che era l'essenza di ciascuno, no? Ecco, che se tu tocchi quell'essenza, una volta che l'ha toccata, non puoi che esprimerla. E come tu dici anche nel libro, che tanti invece
anche se sentono questa spinta, se la negano, la deviano e quindi poi ne hanno sofferenza, no? Vero? Uno dei messaggi, ecco, anche per gli altri, appunto questo, di seguire poi questo, sì, di osare anche, di osare essere veramente se stessi, seguire il proprio lato più bello, più profondo, anche se scomodo, anche se ci vergogna un po', comunque è quello, sì, un po' la forza del sé. Adesso non posso non domandarti qualcosa sugli angeli, visto che anch'io ho scritto un libro sugli angeli e gli angeli, no, nel tuo libro si respirano, si toccano quasi con mano, no? Quindi brevemente, senza svelare, insomma, perché poi è veramente toccante la parte così in cui in qualche modo stabilisci questo contatto profondo, ma che cosa significano per te gli angeli, Dio? Gli angeli li ho scoperti verso i 26 anni quando navigavo e sono stati i primi compagni, infatti ho portato, parlo di un libro sugli angeli, questo libro che è stato con me da quando avevo 26 anni fino al giorno in cui sul treno l'ho regalato a una ragazza, perché insomma ha tutto un suo senso la cosa. E gli angeli sono quelli che non ti fanno più sentire solo, ecco, tolgono la solitudine, gli angeli, la fede o quello, tutte queste persone che io comunque sento vicino a me, non solo nel mondo reale ma anche nel mondo che non sempre riesco a vedere, che a volte ho intravisto, è ciò che ti fa capire di non essere solo. Quindi anche un altro messaggio che chiaramente emerge molto forte nel tuo libro è proprio questo, che quando ti sembra di aver toccato il fondo, quando sembra che tutto ti crolla intorno, sì, cerca sempre la luce nel buio, perché c'è, anche se è flebile, ma se questo arriva. C'è qualcosa nel libro che in questo momento vorrei, così mi piacerebbe, che tu leggessi a loro, far dono così anche della tua scrittura, che è molto diretta, molto franca e diretta. Un pochino di più, poco. Iniziamo con questo. Dai, tanto che tu leggi il libro. Ti viene un'illuminazione. Allora, vi leggo un pezzettino così che può essere un po' un riassunto, insomma, può un po' spiegare cos'è questo libro. Nel cuore ci sono posti speciali per chi si è formato dentro di noi, per l'anima gemella, per chi ha diviso con noi momenti speciali, giorni, anni, quotidianità, lacrime e vittorie. Ma rimane comunque moltissimo posto, basta cercarlo e si trova. Il cuore non ha limiti, basta aprirlo e diventa infinito. Noi ci affidiamo. Così. E allora affidandoci, tu aprilo a caso, guarda, dove ti cade l'occhio, inizia lì, affidiamoci, vediamo quello che tu devi condividere qui oggi con noi. Ok. Quando ti senti a posto con te stessa e fai del bene, puoi andare ovunque. 27 aprile 2004, la Tata. Oggi ero agitata, camminavo nervosamente per casa. Da qualche giorno aspettavo il segno della Tata, lei mancava all'appello. Una voce dentro di me continuava a ripetermi: il segno è al cimitero, sulla tomba della Tata, vai, lo troverai là, il suo segno è là. Avevo paura di essere impazzita, cercavo di occuparmi d'altro, ma la voce non mi dava tregua. Alla fine mi sono arresa, ho raccolto alcuni iris blu dal giardino per portarli, tanto per darmi un contegno.
una ragione pratica per andare al cimitero, e poi sono salita in macchina e sono partita con una certa malcelata curiosità, mista emozione e trepidante attesa. Sono arrivata al cimitero, saliti pochi gradini di pietra, ho aperto il grande cancello cigolante. Lo spettacolo che si affacciava ai miei occhi era sempre lo stesso di quando ero bambina. Un cimitero di campagna, semplice e sereno. Nel silenzio dell'aria pulita, solo il rumore di qualche insetto. Simmetrico e curato come un campo arato, il profumo dei fiori del bosco soprastante si mischiava con l'odore inconfondibile dell'acqua un po' stantia nei vasi, molti dei quali semplicemente appoggiati sulla terra. Cerco con lo sguardo la tomba della tata, ritrovo i suoi occhi, il suo sorriso rassicurante, sposto lo sguardo più in basso, mio Dio, eccola, trionfante, esattamente al centro di un cespuglio verde, lei era lì, semiaperta, riconoscibilmente rossa, una sola, bella e fiera, ammiccante sul ramo più alto della pianta, la rosa rossa che aspettavo, commossa mi sono inginocchiata, grazie tata, grazie di tutto per avermi insegnato, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, ringrazio tutti, ringrazio te Alessandra di aver condiviso questo incontro con i tuoi cari, con i tuoi amici, e il libro qui a disposizione. Grazie ancora. Grazie.